Il rischio di un rinvio di Milan-Juventus a causa del Covid è scongiurato, ma il virus condiziona le scelte dei due allenatori che ritrovano una parte fondamentale del loro passato. 7 assenti per Pioli, compreso Ibrahimovic. Alla lista oggi si sono aggiunti Rebic e Krunic, positivi al coronavirus. Calabria a centrocampo, Diogo Dalot terzino destro. Davanti Hauge a sostegno di Rafael Leao. Anche Pirlo in difficoltà, fuori Morata per infortunio, mentre il Covid ha colpito Alexandro e Cuadrado. A sinistra torna a titolare Frabotta, in attacco Ronaldo e Dybala, arbitra Irrati di Pistoia. Parte bene la Juventus con questa bella azione di Frabotta, poi Dybala da ottima posizione non indirizza bene, ma colpisce Kjaer e poi blocca Donnarumma. La reazione del Milan, il colpo di testa di Kjaer, Çalhanoğlu. Il pallone arriva dove c'è Bentancur che compie un grave errore, lascia la conclusione a Castillejo, si distende Szczęsny, ma è grave l'incertezza di Bentancur, non nuovo a situazioni di questo genere all'interno della propria area di rigore. Ancora Juventus con una serie di rimpalli, Chiesa, controllo, controbalzo, destro, palo. Si salva Donnarumma, era imprendibile la conclusione di Chiesa se fosse stata nello specchio della porta, ma Chiesa è scatenato. Serve Dybala, guardate l'assist dell'argentino, di tacco ancora per Chiesa, diagonale al 18° del primo tempo. La Juventus è in vantaggio con il secondo gol consecutivo in campionato, il terzo per Enrico Chiesa, per Federico Chiesa, ma naturalmente merita di essere apprezzato l'assist con il tacco di Paolo Dybala. È serata di grandi giocate. Allora Rafael Leao accarezza il pallone con il destro, manda a vuoto Frabotta, cerca l'incrocio dei pali, non trova per un soffio lo specchio della porta. Milan vicino al gol del pareggio. Ancora Juventus, ancora Chiesa, incontenibile per la difesa rossonera, sembra un duello personale con Donnarumma che questa volta respinge con i pugni. Poi l'errore grave di Ramsey che regala il pallone ad Auga, ancora in uscita un errore della Juventus. Rafael Leao, la conclusione sul primo palo, la deviazione in calcio d'angolo di Szczęsny, carica a testa bassa il Milan, Rafael Leao, poi Hernandez, il quasi autogol di Ramsey, si distende Szczęsny che evita la minaccia, ancora Rafael Leao, cross per Çalhanoğlu che si gira, questa volta è prevedibile, centrale, la conclusione del turco dai 25 metri, ma è una bellissima partita tra Milan e Juventus. Rabiot, lo scambio con Dybala, ancora Rabiot, va a terra sull'attacco di Çalhanoğlu, l'arbitro Errati è lì a due passi, dice che si può proseguire, allora parte il contropiede del Milan con Rafael Leao che aspetta l'arrivo di Calabria dall'altra parte, interno destro, imprendibile per Szczęsny all'incrocio dei pali. Al 41° del primo tempo il pareggio del Milan con il secondo gol in campionato di Calabria. Gol bellissimo, ma, e lo rivediamo, l'intervento di Çalhanoğlu su Rabiot è irregolare, non guarda il pallone, colpisce l'avversario, Irrati sbaglia a non fischiarlo, il VAR alzato, e ci sta, non chiama l'arbitro al monitor perché fa prevalere la decisione sul campo, del resto Irrati è vicinissimo e valuta lui l'intensità del contatto, l'errore dunque è di Irrati. Protesta la Juventus, ma passiamo al secondo tempo, con il tentativo di Diogo Dalot, la deviazione in calcio d'angolo di Szczęsny, la gran palla di Frabotta per Dybala, l'asse è lo stesso, Dybala a Chiesa, Chiesa punta l'avversario, sempre Theo Hernandez mandato a vuoto, arriva il 2-1, la doppietta di Chiesa al 17° del secondo tempo, l'abbraccio con la panchina, Chiesa e Dybala saranno sostituiti subito dopo il gol del 2-1, qui l'altro grave errore di Irrati perché Bentancur è già ammonito, abbatte Castillejo, andrebbe espulso, l'arbitro invece lascia proseguire e nemmeno in questo caso naturalmente il VAR può intervenire. Poi il gran pallone di Cristiano Ronaldo per McKennie con la conclusione, la deviazione in calcio d'angolo di Donnarumma, la Juventus attacca anche con Kulusevski in campo nel secondo tempo, punta Romagnoli, va sul fondo, l'assist per McKennie che non sbaglia, al 31° del secondo tempo arriva il secondo gol in campionato, terzo stagionale per McKennie, ma questa volta l'azione super è di Kulusevski. Non c'è più tempo e più forza per la reazione del Milan, vince la Juventus per 3-1, Juventus che va a meno 7 dal Milan, a meno 6 dall'Inter, ma con una partita in meno e dunque torna pienamente in corsa per lo scudetto. Il Milan non perdeva in campionato addirittura da 27 partite, ha pagato le tante assenze, non ce la faceva più la squadra di Stefano Pioli alla fine, ma certamente questa sconfitta, per quanto dura, per quanto pesante, non ridimensiona le ambizioni scudetto della squadra rossonera. A te Jacopo.